Un saluto particolare a tutti coloro che sono collegati via web e ci stanno ascoltando. Un saluto a tutti i colleghi presenti qui in sala. Un particolarissimo saluto lo rivolgo agli ordini professionali che in questo momento stanno trasmettendo nelle loro sale eh, il, il nostro webinar. Eh, un ringraziamento al consigliere Ingegner Brandi che modererà le domande che perverranno a valle. Del, della relazione del, del nostro relatore, eh, quindi vi invito a formulare domande eh, che diciamo possano consentire di approfondire ulteriormente la tematica proprio a valle dell'intervento. Ovviamente il ringraziamento principale lo rivolgo al relatore l'avvocato Arturo Cancrini eh, che non è eh, un relatore occasionale è per noi il punto di riferimento sulle tematiche inerenti il codice dei contratti pubblici e quindi lo ringrazio vivamente per la sua partecipazione. Il tema di oggi eh, è il tema eh, connesso al correttivo del codice dei contratti, eh, il decreto legislativo 56 del 2017 che ha portato una serie di modifiche al codice dei contratti, appunto il decreto legislativo 50 del 2016 eh, e di questo ci parlerà ampiamente eh, l'avvocato Cancrini. Eh, prima però di passargli la parola io gli chiederei veramente gentilmente di come dire, affrontare preliminarmente un tema che in questo momento è diventato particolarmente caldo. In questi giorni eh, la sentenza del Consiglio di Stato, la 4614 del 2017, inerente il, un bando pubblicato dal Comune di Catanzaro per la redazione del proprio piano strutturale, Uh, ha praticamente dato ragione alla pubblica amministrazione che l'aveva bandita praticamente a costo di, al costo di un euro quindi sostanzialmente una prestazione gratuita e proprio riguardo a questo chiederei al, all'avvocato di esprimersi uh, in particolar modo con riferimento al comma 8 ter dell'articolo 24 del codice dei contratti introdotto per l'appunto con il correttivo eh, di cui parleremo proprio oggi, e mi piace prima di lasciargli la parola di leggerlo, nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura, la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, vabbè, salvo questa eccezione. Il bando di Catanzaro fu pubblicato prima dell'entrata dell in vigore del correttivo, quindi mi chiedo se effettivamente questo comma possiamo intenderlo di rimente rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato. Grazie, passo la parola all'avvocato Arturo Cancrini. Ma prima di tutto, eh, è una sentenza del Consiglio di Stato. E come tale eh, risolve una singola problematica ma devo dire negli ultimi anni ci siamo abituati anche a sentenze del consiglio di stato che da altre sezioni o dalla stessa sezione sono state contraddette quindi non è un punto d'arrivo definitivo non è un caso che molto spesso le questioni sono state poi sottoposte alla plenaria del Consiglio di Stato proprio perché c'erano orientamenti differenti all'interno del Consiglio di Stato stesso. Quindi è una sentenza importante, sotto certi profili inquietante più che importante, però è una voce e non è una voce definitiva. Credo che però la soluzione eh, in questo senso l'ha data l'ingegner Comodo, eh, situando eh, questa sentenza eh, e contestualizzandola al momento in cui il bando precedente il correttivo eh, era stato emanato. Eh, questo in parte risolve il problema, perché all'interno della sentenza si fanno delle considerazioni che a mio parere non andavano fatte neppure in assenza del comma che è stato ora letto, ma certamente oggi ancora di più si può dire che gli effetti di quella sentenza non si possono produrre sulle nuove procedure grazie al comma 8 ter dell'articolo 24. Quindi sotto questo profilo eh, io ritengo che in una qualche misura il legislatore abbia già dato una risposta chiara rispetto ad una problematica che probabilmente si era già posta ma che non aveva generato ancora eh, quell'intervento del Consiglio di Stato. Eh... Mi preme sottolineare che il Consiglio di Stato si sarebbe potuto esprimere anche in senso assolutamente difforme, nonostante eh, in, in virtù della normativa precedente. Eh, qui la considerazione è che questa tipologia di contratti non può in nessun caso essere oggetto a titolo gratuito di una prestazione, eh, è da escludere e eh, questo è. Il lato inquietante, peraltro non riguarda secondo me solo gli ingegneri, ma riguarda tutte le professioni e quindi mi sento chiamato in causa da avvocato eh, alla stessa stregua degli ingegneri o degli architetti. Ehm, credo che non ci sia bisogno di nulla, però devo dire pure che questo è uno: cioè, eh, nel senso che questa interpretazione che ehm, eh, viene spontanea a valle del eh, decreto correttivo sia più che sufficiente per chiarire a tutte le amministrazioni che quelle considerazioni che forse si potevano fare in passato in assenza di una previsione così chiara come il comma 8 ter oggi non sono più possibili. È vero pure che in questo paese più di recente si sta facendo strada il convincimento che per avere un'interpretazione bisogna passare per l'ANAC, di questo ne parleremo nella prossima ora. E quindi, forse sarebbe opportuno come fanno tutti, da, eh, porterò degli esempi: eh, sarebbe opportuno richiedere eh, all'ANAC di pronunciarsi come si è pronunciata eh, sul codice sul correttivo nelle situazioni che effettivamente avevano determinato una difficoltà interpretativa. Eh, mi riferisco per esempio agli affidamenti sotto soglia e all'interpretazione che si è data proprio di recente da parte dell'ANAC dell'articolo 36. Lì c'è stato, lo vedremo specificamente, un errore del legislatore nel definire le procedure ordinarie quasi escludendo le procedure negoziate dall'articolo 36 ai fini dell'applicazione del massimo ribasso. Era una norma che in qualche misura stava bloccando tutti gli appalti di più piccole dimensioni, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di ingegneria, ed è immediatamente intervenuta l'ANAC dando, non dico l'interpretazione letterale della norma, ma la propria opinione alle amministrazioni per sbloccare una situazione che se non ci fosse stata questa determina dell'ANAC probabilmente avrebbe determinato un blocco e la necessità di un intervento del legislatore. Allora credo che in una circostanza del genere, al di là dell'opinione che noi ci siamo fatti e della certezza che con il comma 8 ter, in particolare per il futuro, il problema dovrebbe essere risolto, su questa linea sarebbe molto utile se si pronunziasse l'ANAC perché darebbe alle stazioni appaltanti la possibilità di interpretare al meglio e dignitosamente il rapporto professionale tra un professionista e la stazione appaltante, senza andare dietro ai pareri della Corte dei Conti, perché è un parere della Corte dei Conti che ha generato eh, il provvedimento con il quale il Comune di Catanzaro ha avviato la procedura di gara. E sotto questo profilo mi limito a questo, la sentenza è assolutamente discutibile. Secondo me mal argomentata, ma il problema probabilmente è risolto inconsapevolmente dal correttivo che nel frattempo fortunatamente è intervenuto. Eh, ah, io vado avanti. Proprio le considerazioni eh, che riguardano questa sentenza. Eh, mi costringono ad affermare, eh, cosa che peraltro ha fatto anche il Consiglio di Stato, che il correttivo di cui dobbiamo parlare oggi, in realtà probabilmente è intervenuto di gran lunga prima di quanto fosse necessario. Eh, come ricorderete, il codice ha previsto e la legge delega hanno previsto a distanza di un anno dall'ingresso del codice che si intervenisse con un correttivo per eh, mettere a posto tutte le disfunzioni che il codice stesso nel corso del suo primo anno di applicazione aveva determinato in realtà mh, a parte eh, gli interventi eh, che sulla Gazzetta Ufficiale hanno consentito di correggere gli errori che nel frattempo il codice si portava appresso, ricordo una pubblicazione della Gazzetta Ufficiale in cui all'incirca 150 errori del codice sono stati corretti, ma si trattava di errori evidentemente grammaticali e materiali, e però la dice lunga sul modo, come dire di predisposizione del codice questo correttivo interviene in una fase esattamente un anno in cui eh, la gran parte delle previsioni del codice purtroppo contrariamente alle previsioni non sono entrate in vigore perché noi eh, abbiamo letto sul codice eh, una certa accelerazione che era stata data per poter disporre nel più breve tempo possibile di un pacchetto di disposizioni, per lo più regolamentari, che dovevano essere emanate, se ne contano all'incirca 55 all'interno del codice, da ANAC e da ministeri, e che dovevano far parte di quel bagaglio che sostituisce il regolamento. In realtà il legislatore ci ha proposto un codice snello, 216 articoli, a fronte di un codice precedente certamente molto più eh, come dire, numericamente elevato, circa 800 articoli tra codice e vecchio regolamento ma alla snellezza del codice non corrisponde altrettanta snellezza negli atti che debbono prendere il posto del regolamento. Per cui oggi ci ritroviamo probabilmente alla chiusura di tutto il disegno formativo del legislatore con un codice ed una serie di addentellati che supereranno abbondantemente quelli che erano gli 800 articoli di una volta tra codice e regolamento, e peraltro in sede di prima applicazione delle linee guida, quelle poche che sono uscite, eh, eh, si constata da parte della gran parte degli operatori la difficoltà di trasformare il discorso che sta all'interno delle linee guida in ordini imperativi, in norme. Per cui c'è anche una certa difficoltà sotto il profilo culturale da parte di tutti gli operatori ad applicare principi che non sono quelli normativi classici. In realtà poi c'è da constatare pure il fatto che rispetto ai 60-90 giorni in cui tutte queste linee dovevano uscire, ad oggi è passato oltre un anno e la gran parte degli istituti innovativi del codice sono rimasti al palo. Mi riferisco in particolare a due aspetti che secondo me sono rilevantissimi per quello che c'è stato propagandato del codice: la qualificazione delle stazioni appaltanti e i commissari di gara. Effettivamente il disegno organizzativo del codice parte dalla constatazione che nel nostro Paese ci sono un numero di stazioni appaltanti eccessivo e che queste vanno raggruppate anche e soprattutto per avere all'interno delle centrali di committenza una maggiore professionalità sull'espletamento delle gare d'appalto. Benissimo. D'altra parte questo non è un volere nazionale, eh, sono le direttive comunitarie che. Eh, dispongono in questi termini cercando di andare verso le centrali di committenza. Eh, nel nostro disegno eh, le centrali di committenza, come ce le propone il codice, av avrebbero dovuto avere l'effetto eh, di consentire alle stazioni appaltanti del nostro paese di recuperare quella fase di gestione del contratto che spesso è stata trascurata. Noi ci siamo trovati negli appalti pubblici con le amministrazioni che si sono forse eccessivamente preoccupate del procedimento di evidenza pubblica del momento della gara e poi hanno spesso abbandonato a se stesso il direttore dei lavori, il responsabile del procedimento, disinteressandosi come amministrazioni quasi completamente della fase che rappresenta soprattutto nella realizzazione di un'opera pubblica il cuore, l'obiettivo da raggiungere. Allora, quando leggiamo già dalle direttive comunitarie che bisogna accentrare le competenze sul procedimento dell'evidenza pubblica su soggetti specifici, al di là delle polemiche che si possono fare sul fatto che poi gli unici qualificati nel nostro paese alla fine finiscono per essere Invitalia e la Consip, ma quando leggiamo questo dobbiamo anche leggere che tutto sommato si apre per le amministrazioni una fase nuova in cui esaltare il ruolo tecnico dell'amministrazione al fine di raggiungere l'obiettivo che non può essere quello di scegliere un contraente o affidare un contratto, ma è quello di realizzare l'opera, di realizzare il progetto, di fare qualcosa che serva effettivamente alla collettività e per la quale quell'attività è stata programmata. Beh, eh, questo significa... Evidentemente qualificare le stazioni appaltanti, ma qualificare le stazioni appaltanti significa anche esaltare le professionalità all'interno delle stazioni appaltanti. Eh, non è un caso che la qualificazione delle stazioni appaltanti pone tra gli elementi il curriculum di chi opera per conto della stazione appaltante. Discorso che non si è mai fatto. Discorso che tutto sommato fino ad oggi è rimasto fine a se stesso. Noi abbiamo RUP che vengono nominati non in quanto hanno maturato esperienze in quel settore, ma casomai per attribuirgli una responsabilità che un dirigente non vuole mantenere per sé. E eh, esaltare ai fini della qualificazione il ruolo del, del tecnico significa in qualche misura riattribuire una funzione che nel tempo si è persa. E questa evidentemente anche utilizzando professionalità esterne. No, non è un caso che dall'incentivo esce la progettazione, non è un caso che vengono scritte pagine che dovrebbero in qualche misura esaltare il più possibile quel ruolo di grande professionalità che il tecnico può dare alla stazione appaltante, sia esso interno ed esterno alla stazione appaltante. Cioè, Spostiamo l'obiettivo. L'obiettivo non è più arrivare legittimamente all'affidamento, come se l'aggiudicazione fosse il momento terminale di tutto e da quel momento in poi cala il disinteresse. L'obiettivo è cercare di arrivare il più presto all'affidamento per poi cominciare a preoccuparsi della parte tecnica del problema, sia esso il progetto o la realizzazione dell'opera, e pervenire il più rapidamente possibile economicamente. Il più vantaggioso per l'amministrazione ad una soluzione che consenta di aver raggiunto quell'obiettivo che è il cuore della problematica. Devo dire che sotto questo profilo il legislatore fa una scelta, secondo me, corretta: leviamo il più possibile oneri alla stazione appaltante e facciamogli gestire al meglio i contratti. E devo dire che questo è un tema che proprio in questa sede ho cercato di affrontare. In più di una circostanza, quando sono stato chiamato, perché dico che poi i professionisti sono spesso chiamati a svolgere funzioni senza avere a disposizione contratti adeguati, capitolati e dovendo scrivere capitoli senza che l'amministrazione li supporti nella loro attività tecnica nei confronti dell'amministrazione stessa. Ecco. Questo doveva essere, come dire, l'obiettivo della norma e in una qualche misura il correttivo doveva risolvere le eventuali disfunzioni o patologie che la norma aveva determinato. Devo dire, è la prima volta in, in 30 anni da quando le direttive comunitarie nel 1971, quindi parlo altro che di 30 anni, di molto di più, eh, sono intervenute nel settore degli appalti, prima con i lavori, poi con le forniture ed infine con i servizi, la direttiva 5092, è la prima volta che riusciamo a recepire una direttiva in tempo utile. Il 16 aprile del 2016 è stato tutto sommato un'eccezione, forse era meglio ritardarla un po', perché l'eccezione poi ha portato comunque ad una norma che sotto certi profili eh, sta ingessando le stazioni appaltanti e creando, secondo me, molto pregiudizio sia ai professionisti che alle imprese. Devo dire, sotto questo profilo, che i dati che in genere eh, ci vengono forniti ci dicono di una pubblica amministrazione che fatica ad avviare nuove procedure, che fatica a stipulare contratti. Che ha difficoltà interpretative nell'affidamento anche degli importi più piccoli. E questo, eh, questa difficoltà che all'inizio tutto sommato si pensava fosse legata soprattutto all'ingresso di una nuova norma. Io in tanti convegni mi sono sentito dire: ma tutto sommato che pretende è entrata una nuova norma, ci si deve adeguare. Col passare del tempo sta diventando cronica. Effettivamente noi ci troviamo di fronte a stazioni appaltanti che nell'affidare eh, contratti d'appalto di servizi di ingegneria o contratti d'appalto di lavori eh, hanno bisogno di un tempo di gran lunga maggiore. Delle necessità e del modo con cui operavano in precedenza. Quindi c'è qualcosa effettivamente che all'interno della norma, soprattutto nel regime di responsabilità conseguente alla eh, come dire, esaltazione del ruolo dell'ANAC, c'è qualcosa che effettivamente sta creando difficoltà agli operatori di questo settore. E devo dire queste difficoltà riguardano eh, il momento della gara ma riguardano secondo me ancora di più la gestione del contratto e qui i tecnici diventano essenziali perché oggi fare il direttore dei lavori il RUP eh, in un'opera pubblica e cioè svolgere una funzione tecnica significa evidentemente eh, dover applicare regole che non sempre fanno parte del bagaglio del nuovo codice o delle linee guida. Eh, mi sono sentito dire più di una volta da relatore in convegni, ma tutto sommato di che si preoccupa? Eh, stiamo applicando il vecchio regime. Non è facile eh, applicare con una disciplina transitoria per metà il vecchio regime, per metà il nuovo, dovendo scegliere ogni qual volta qual è la norma da applicare nella singola fattispecie. E non è facile eh, per un operatore scrivere un ordine di servizio, predisporre un progetto, fare una variante, non sapendo qual è la disciplina, con tutte le difficoltà interpretative che gli stessi giudici non, ries non riescono a risolvere, eh, sapere con certezza qual è la disciplina che quella fattispecie si porta appresso. Ecco, eh, visto sotto questo profilo, la mia sensazione è che quando è intervenuto il correttivo, ancora una volta a aprile del 2017, era da troppo poco tempo entrata in vigore il codice, ma soprattutto quella parte del codice che effettivamente noi consideravamo innovativa e risolutiva di certe problematiche. Ma insomma, dicevo prima la qualificazione delle stazioni appaltanti. La qualificazione delle stazioni appaltanti è un grosso tema, perché noi Pretendiamo, evidentemente da un lato, che il singolo professionista affidatario di un incarico o l'impresa di costruzione sia altamente qualificato, eh, tant'è vero che li facciamo partecipare a gare, nelle quali gli chiediamo tutto il contrario di tutto, eh, e poi ci dobbiamo evidentemente aspettare che l'interlocutore, la controparte sia altrettanto qualificato. Ma voi vi rendete conto che significa qualificare? 50.000 stazioni appaltanti del nostro paese all'incirca per categorie e classifiche, cioè significa eh, fare un esame che è quello che hanno provato a fare le SOA e non so quanto ci siano riuscite con le imprese di costruzione eh, per un numero molto minore e sono 15 o 20 anni che ne stiamo discutendo, e ancora non sappiamo se quel sistema funzioni o meno, ecco eh, rapportarlo all'interno dell'ANAC e del Ministero ad un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti significa probabilmente che questa parte della riforma richiederà una tempistica assolutamente inadeguata alle esigenze che il codice ci aveva proposto. Beh, ma i professionisti sono anche interessati e molto al tema dei commissari di gara. Tutto sommato, quella è una garanzia. Che la gara si svolga eh, sotto l'assoluta terzietà ed è una cosa importante della riforma. Io ho provato a leggere le linee guida, ammesso e non concesso che ci si attesti sulle dichiarazioni fatte dai professionisti eh, e quindi sul loro curriculum per essere iscritti all'albo e quindi non si facciano poi particolari controlli se non a campione. Ma stiamo parlando di all'incirca 200.000 professionisti. Per una parte tutti quelli che operano all'interno delle stazioni appaltanti e per l'altra parte tutti i professionisti esterni che si iscriveranno a questi albi, che vanno valutati, che vanno verificati, che vanno inseriti casella per casella per le categorie e le classifiche per le quali le gare saranno bandite. E stiamo parlando tutto sommato di un sistema che probabilmente sarà gestito da qualche addetto dell'ANAC, ma che è piuttosto complesso, perché poi ogni stazione appaltante si dovrà rivolgere all'ANAC per chiedere l'elenco che sarà sorteggiato per avere questi commissari di gara. Considerate che le linee guida dicono che un commissario di gara annualmente può fare un paio di gare, ma noi stiamo parlando di migliaia di gare e quindi di centinaia di migliaia di persone che dovranno essere qualificate. E il correttivo arriva un anno dopo, ma probabilmente bisognava prevederlo fra 30 anni, un correttivo, o chissà quanti correttivi dovranno arrivare nel frattempo. Eh, quindi, sotto questo profilo, credo abbia ragione il Consiglio di Stato quando dice, ma per avere un correttivo bisognava poter valutare le disfunzioni che il sistema aveva prodotto, ma questo significa... Eh, che il sistema doveva essere messo a regime nella sua interezza per poterne valutare gli effetti negativi, cosa che non c'è. Non abbiamo le linee guida, non abbiamo la gran parte degli istituti che il codice ci propone come innovativi. E allora di che cosa si è occupato il correttivo? Io dico sempre, facendo una battuta, che evidentemente tale deve rimanere, forse il correttivo migliore era quello di un articolo solo che diceva il codice abrogato si applicano le direttive comunitarie. Sarebbe stato più semplice, ma non è certo questo l'obiettivo che si vuole raggiungere. Indubbiamente, da professionista, vedo con preoccupazione le difficoltà che incontrano tutti i giorni gli ingegneri, gli architetti, le imprese di costruzione, i funzionari pubblici. Perché sotto questo profilo... Non c'è categoria che oggi non sia fortemente condizionata da questo codice nella quotidiana operatività. E non sto parlando dei grandi appalti, che forse sono gli unici che, che tutto sommato, eh, possono contare su tali e tante professionalità da poter essere banditi con semplicità. Io sto parlando dell'attività quotidiana che tutti i giorni occupa le stazioni appaltanti e i professionisti che è un'attività di gran lunga al di sotto delle soglie, perché nonostante il codice sia da, megal da megalomani e parli di soprasoglia innanzitutto, in realtà noi non possiamo dimenticarci che il 90% degli appalti del nostro Paese è ben al di sotto delle soglie comunitarie, se considerati eh, numericamente come singoli appalti. Il 90% è al di sotto delle soglie comunitarie. Il 90% non ha bisogno di procedure di evidenza pubblica aperte o ristrette, ma viene operato affidando con procedure negoziate. Beh, allora stiamo parlando di qualcosa che rischia, anziché essere stata semplificata, di essere stata fortemente aggravata. Se è vero, come è vero, che almeno nel primo anno di applicazione del codice il 50% degli appalti del nostro paese è venuto meno. È vero che i dati dell'ingegneria sono un poco più confortanti, ma è vero pure che questo segue ad una eh, difficoltà delle amministrazioni, a un'emergenza ad acquisire progettazioni che non avevano. Eh, ma finita l'onda, poi probabilmente le difficoltà eh, si evidenzieranno per tutti. Ecco, ci troviamo effettivamente in una situazione nella quale, come dire, il correttivo interviene in anticipo interviene con una serie di cose che vanno lette con attenzione e che sotto certi profili, almeno certi problemi ce li possono risolvere, anche se evidentemente non tutti. Cominciamo a darne, come dire, una semplice elencazione per articoli. Devo dire, prima di arrivare ai singoli articoli, eh, che non è evidentemente che tutte le cose non funzionano per colpa del codice o del correttivo, perché questo significherebbe dire che la normativa precedente era assolutamente perfetta e che le cose andavano benissimo e che non si capisce perché è intervenuto il codice, è tutt'altro. Eh, è anche vero che nel frattempo è intervenuta una crisi economica del Paese che di per sé è un'emergenza per il settore degli appalti, che i soldi sono molto di meno, che indubbiamente questo incide sugli affidamenti degli incarichi e che quindi ci troviamo in una situazione di disagio che non è generata solo e soltanto dal codice e dal correttivo, ma indubbiamente da una situazione di emergenza non se ne esce probabilmente se non con la chiarezza di norme che effettivamente è difficile riscontrare all'interno del codice del correttivo. Eh, devo dire, ma lo dicevo prima con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, che questa emergenza e questa difficoltà interpretativa non è di oggi, non è del codice. Noi ci siamo abituati come avvocati amministrativisti a riunioni ormai eh, quindicinali o mensili del Consiglio di Stato in adunanza plenaria, quando in passato, 20 o 30 anni fa, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato si riuniva una volta all'anno. E quindi, se effettivamente lo stesso giudice amministrativo rispetto ad una singola fattispecie si esprime con delle sentenze che sono tutto, dicono tutto il contrario di tutto. Significa che la normativa è difficilmente interpretabile se è vero come è vero che lo stesso Consiglio di Stato è costretto a riunirsi in adenanza plenaria per prendere delle decisioni che, badate bene, nella maggioranza delle sentenze del giudice amministrativo riguardano non a caso la contrattualistica pubblica. Quindi, devo dire sotto questo profilo che il ruolo del tecnico soprattutto del tecnico interno all'amministrazione, è ancora più complesso, perché lui è chiamato molto spesso ad interpretare norme superando quelle difficoltà che gli stessi giudici amministrativi incontrano e vedendosi spesso attribuita una responsabilità contabile per le conseguenze che col proprio comportamento si determinano. È quante volte poi la Corte dei Conti interviene sul funzionario dicendo ma tu hai commesso danno erariale perché io sono stata costretta per effetto dei tuoi provvedimenti a risarcire il danno ad un imprenditore che avrebbe vinto quella gara se non fosse stato illegittimamente escluso? Beh, ci troviamo di fronte ad una situazione che evidentemente costringe il responsabile del procedimento a non pervenire mai all'aggiudicazione, a ritardare il più possibile. E anche lì il codice aveva trovato degli strumenti. Eh, pensate, eh, per esempio, al cosiddetto precontenzioso. Precontenzioso presso l'ANAC, col parere dell'ANAC che diventa obbligatorio se tutte le parti lo richiedono, potrebbe essere una forma stupenda di risoluzione, senza dover necessariamente rivolgersi al giudice amministrativo, di eventuali controversie sorte nel corso della procedura di aggiudicazione di un affidamento qualunque. Ma questo presuppone che evidentemente l'ANAC risponda in tempo utile e dia al funzionario la possibilità di assumere un provvedimento ragionevolmente in un tempo che non è troppo lungo. Ecco, io ogni volta che vado in un convegno e parlo del precontenzioso e suggerisco alle amministrazioni, ma ai responsabili del procedimento, se hanno dei dubbi in sede di gara, di farseli sciogliere dall'ANAC, mi viene risposto, ma l'abbiamo fatto, avvocato, soprattutto in una prima fase, ma sono passati mesi, in certi casi sei mesi, senza che l'ANAC ci abbia risposto. In realtà, se andiamo a ben vedere... A me sembra che questa non sia nemmeno una grossa responsabilità dell'ANAC, perché le funzioni che gli sono state attribuite sono di gran lunga superiori alle forze che ha l'ANAC. In realtà in questo momento eh, l'ANAC si occupa di tutto e risponde di tutto ed è richiesta preventivamente di rispondere di tutto, ma non può dare seguito a tutte le richieste che gli vengono proposte. Eh, un esempio per tutto. Eh, come vedremo nel corso di, questa, di questo incontro, c'è un grande problema in questo momento per i tecnici di approvazione delle varianti. La normativa sulle varianti richiede che l'amministrazione inoltre all'ANAC o all'osservatorio, a seconda degli importi, le varianti rispetto al progetto approvato che in corso d'opera si rendono necessarie per una serie di ragioni. Da quando è uscita questa norma, e le conseguenze che si ha determinato sono state che le amministrazioni non approvano più varianti. O approvano varianti sotto un certo importo percentuale, proprio ad evitare di doverli inoltrare all'ANAC, preoccupate come sono le amministrazioni che l'ANA che interpreti le motivazioni della variante in senso difforme da quello che l'amministrazione indica come motivazione della variante. E questo ha bloccato invece di risolvere la gran parte delle opere pubbliche del nostro paese, perché non potendosi fare più varianti, il più delle volte eh, le amministrazioni tendono a risolvere i contratti in danno delle imprese per il ritardo che si determina o comunque si mettono a discutere sulla progettazione, impallando in pratica eh, l'opera e non riuscendo a raggiungere l'obiettivo che tutto sommato la norma aveva dato, che era quello di calmierare il ricorso alle varianti ai casi effettivamente previsti dalla legge. La verità è che oggi si sta determinando una tale ingessatura nel sistema delle varianti in corso d'opera che un responsabile del procedimento, un progettista, un direttore dei lavori, non se la sentono di variare neppure in presenza delle ragioni che giustificano una variante secondo legge. Allora il problema sta diventando un problema psicologico, un problema che effettivamente sta determinando un blocco dell'attività di tutte le componenti tecniche o giuridiche che partecipano alla realizzazione di un'opera e di un progetto. Quali sono, dopo tutte queste negatività e per non essere pessimisti ad oltranza, le novità che ci propone complessivamente il correttivo rispetto al codice? Beh, eh, ci sono tante cose, eh, alcune delle quali sono eh, singole e specifiche determinazioni. Altre che riguardano, a mio parere, la filosofia complessiva del meccanismo procedurale. Innanzitutto, io credo che uno dei primi temi da affrontare sia quello degli affidamenti sotto soglia, l'articolo 36, perché effettivamente nei contratti sotto soglia eh, il legislatore chiarisce alcuni aspetti che, secondo me, sono di grande rilievo. Dice l'articolo 36, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di quell'articolo 35, quindi stiamo parlando del sottosoglie e stiamo parlando evidentemente anche dei servizi di ingegneria, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli eh, 30 e seguenti del codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Qui stiamo parlando di tutto, evidentemente c'è un'attenzione del legislatore spinto dalle direttive comunitarie a salvaguardare la figura del piccolo professionista come della piccola impresa. Eh, fermo restando quanto previsto agli articoli 37 e 38, aggiunge il comma 2 dell'articolo 36 e salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie. Ecco qui l'eccezione. Le procedure ordinarie, e cioè bandire una gara con procedura aperta o ristretta, diventa una possibilità, una facoltà dell'amministrazione, ma non la regola generale, perché la regola generale è che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie con le seguenti modalità, e cioè con la procedura negoziata. Allora, questo ci dice che. Per tutti i servizi di ingegneria sotto soglia, e stiamo parlando di soglie che tutto sommato sono rilevanti, eh, e cioè per la gran parte degli affidamenti degli incarichi, la gara con procedura aperta o ristretta è l'eccezione, perché la regola generale è la procedura negoziata, che nel vecchio regime si chiamava trattativa privata. E qui. Il legislatore del correttivo già dalla lettera A ci dice qualche cosa di differente perché le prime linee guida che uscirono sul sottosoglia crearono il panico e la difficoltà per le amministrazioni di poter decidere che cosa fare. Sto parlando per esempio della lettera A e della soglia fino a 40.000 euro e dice per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ma guardate che questo anche senza previa consultazione di due o più operatori economici significa dare la possibilità all'amministrazione per importi così ridotti di operare in assoluta libertà esaltando la Professionalità nel caso dell'ingegneria del professionista che viene prescelto dall'amministrazione perché indubbiamente ha la capacità eh, per poter svolgere quell'incarico. Devo dire sotto questo profilo che in sede di elaborazione delle linee guida il testo di e l'interpretazione da dare di queste lettere A, B, C e D. La seconda è affidamenti fino a 150.000 euro per lavori o le soglie comunitarie per servizi e forniture con procedura negoziata che passa eh, eh, a 10 operatori eh, a 5 operatori economici per servizi e forniture e a 10 per lavori eh, nel rispetto di un criterio di rotazione e, e porta, almeno per gli affidamenti degli incarichi, evidentemente ad un sistema che il, legisla che, eh, il legislatore regolamentare, cioè l'ANAC, voleva molto simile ad una gara. Cioè qui c'è da fare, tutto sommato, una procedura negoziata previa consultazione di tutti coloro che eh, si propongono o eh, un albo dal quale attingere i nominativi dei soggetti da invitare che effettivamente ha messo le amministrazioni nella condizione di trovarsi di fronte ad un numero di operatori spesso enorme e ha costretto molti operatori a sorteggiare coloro che dovevano poi essere invitati a presentare l'offerta. Eh, devo dire che il sorteggio è, secondo me, quanto di peggio si possa proporre, soprattutto ad un professionista. Un affidamento non si può basare sulla fortuna, si deve basare su... Eh, Motivazioni solide della scelta di un soggetto da invitare rispetto ad altri. Allora, devo dire il correttivo, nel primo caso dice anche senza previa consultazione di due o più operatori, significa avere la libertà di decidere. Nel secondo caso dice cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato tramite elenchi di operatori economici. Quindi l'indagine o l'elenco che sono alla base di una decisione che prende l'amministrazione. Ecco, eh, il legislatore, come dire, ce l'ha messa tutta, eh, però noi ci troviamo oggi di fronte ad una certa difficoltà che ci pongono le amministrazioni sul come, soprattutto per la seconda fascia che va da 40 alla soglia comunitaria, scegliere quel nucleo di soggetti da invitare e il più delle volte le amministrazioni scelgono meccanismi automatici, meccanici, per evitare di eh, agire con discrezionalità e per evitare di dover motivare la scelta. Qual è la soluzione che rispetto a questa norma si sta facendo strada? ma probabilmente eh, fare in modo che le amministrazioni diano regolamentazione di questo articolo 36 a coloro che dovranno poi svolgere la gara e quindi a coloro che dovranno prescegliere i soggetti da invitare a presentare l'offerta. Ecco, devo dire sotto questo profilo che bisogna cominciare a pensare a regolamenti che evitino al responsabile del procedimento, per essere il più possibile trasparente, di invitare tutti o operare mediante sorteggio. E già che la decisione, secondo me, non la deve prendere lui, è importante che all'interno delle amministrazioni si predispongano regolamenti, che diano un compito, una direttiva al responsabile del procedimento per potersi muovere, perché questo è un problema, evidentemente spiace sottolinearlo, che in una qualche misura dovrebbe involgere anche una certa salvaguardia del professionista o dell'imprenditoria locale. Stiamo parlando di incarichi, soprattutto di natura fiduciaria, per i quali... Oggi le amministrazioni, se si basano su manifestazioni di interesse o iscrizioni agli albi, evidentemente debbono e non possono fare altrimenti invitare tutti quelli che si iscrivono all'albo manifestano il loro interesse o presceglierli con un sistema di rotazione, ma eh, eh, avendo la possibilità, a mio parere, se è regolamentata la materia, di poter eventualmente non dico privilegiare, ma attribuire punteggi anche in funzione della presenza sul territorio di quel professionista rispetto ad altri. Questo è un capitolo tutto da scrivere, evidentemente, ma è un capitolo di grande rilievo perché oggi effettivamente molti professionisti si ritrovano a dover presentare offerte con altri professionisti che vengono da tutt'altra parte con altre esperienze e che probabilmente, mossi anche dalle difficoltà, eh, formulano offerte fuori mercato. Eh, devo dire sotto questo profilo che interessante è il parere emesso dal Consiglio di Stato nelle settimane scorse con riferimento ai servizi legali. Era in consultazione una linea guida sui servizi legali. E il Consiglio di Stato dice, con riferimento a questi servizi, attenzione che qui si tratta di un rapporto fiduciario e, quindi, sotto certi profili, è estraneo all'applicazione dei meccanismi di gara. E rimanda, sospendendo la relativa linea guida ad un parere del Consiglio nazionale forense e, di e de dei ministeri interessati prima di decidere cosa fare della relativa linea guida. Cioè, forse per la prima volta, anche se con riferimento ai soli servizi legali, siamo tornati a parlare di un rapporto fiduciario dell'amministrazione rispetto al professionista che secondo me è identico sia per quanto riguarda l'avvocato che per quanto riguarda l'ingegnere e l'architetto. Eh, sempre con riferimento all'articolo 36, ma non riguarda specificamente i professionisti, c'è qui il rischio di una errata interpretazione sulla procedura negoziata, perché a un certo punto. Il codice ci dice fino a 2 milioni di euro è possibile e quindi sposta il correttivo da 1 a 2 milioni di euro l'utilizzo del massimo ribasso, evidentemente questo ha un'incidenza grossa sui lavori pubblici e da questo ne deriva che questo massimo ribasso fino a 2 milioni di euro può essere utilizzato nelle procedure ordinarie, il che significherebbe se fosse interpretata letteralmente questa norma, che l'articolo 36 non si applica più ai lavori perché non si possono fare più procedure negoziate se non utilizzando il sistema e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E quindi un meccanismo abbastanza complesso che effettivamente il correttivo ci propone, ma che è stato, per questo ne parlavo all'inizio, in qualche misura risolto da una determina dell'ANAC che dice che la lettura delle procedure ordinarie va nel senso anche della presenza delle procedure negoziate e quindi si può nella procedura negoziata dell'articolo 36 utilizzare il massimo ribasso ben oltre il milione di euro e fino a 2 milioni di euro. Eh, chiarito per quanto eh, questo aspetto eh, possa essere utile dell'articolo 36, Va detto che il correttivo eh, impone la verifica per il sottosoglia solo in capo all'aggiudicatario, il che evidentemente snellisce le procedure e in qualche misura va chiarito anche che esso si occupa delle opere a scomputo eh, per, che, per il sottosoglia, di cui però eh, parleremo più avanti. Eh, Altro tema affrontato dal correttivo, secondo me di grande interesse, è quello che riguarda i rapporti tra eh, la stazione appaltante e i propri contraenti. Eh, fino ad oggi ci siamo trovati eh, in più di una circostanza, per esempio nella costituzione delle associazioni temporanee o nel pagamento del corrispettivo professionale, a dover scontare da parte del professionista dell'impresa la difficoltà di aver casomai rilasciato un mandato ad un'impresa mandataria capogruppo eh, che eh, deve eh, una volta inviate le fatture recuperare tutti i soldi e distribuirli all'interno dell'associazione temporanea. E a volte ci siamo trovati ingessati all'interno dell'associazione temporanea con qualcuno che non andava avanti, senza avere la possibilità di svolgere la funzione e la realizzazione di quella parte del soggetto associato che non andava oltre il compito assegnatogli. Devo dire, sotto questo profilo, il correttivo complessivamente ci dà un messaggio diverso rispetto al codice e ci dice. E poi evidentemente va impostato caso per caso. Attenzione: quello che interessa all'amministrazione è raggiungere l'obiettivo, l'obiettivo è una progettazione. Io voglio che l'affidatario mi consegni la progettazione, l'obiettivo è la realizzazione dell'opera. Non mi interessa sapere se c'è un ATI anziché un singolo affidatario. Mi interessa raggiungere l'obiettivo di poter collaudare quell'opera perché è stata ultimata. E come lo fa questo? Aprendo completamente anche all'interno dell'associazione temporanea, a tutta una serie di ipotesi che in passato non esistevano, per esempio il recesso dall'ATI possono essere eh, sostituiti, ma soprattutto andarsene tutti coloro che per ragioni organizzative non intendono più andare avanti sul lavoro, sempre che evidentemente chi rimane possegga i requisiti per poter concludere quell'attività. Per poter concludere quell'attività, non i requisiti originari per poter partecipare a quella gara, ma per poter concludere quell'attività, e anche se l'ATI si riduce ad un solo concorrente. Ma guardate, che questo è determinante, cioè, questo ci dice di un cambio. Di eh, mentalità del legislatore che non si preoccupa più del formalismo di chi sta all'interno di un'associazione temporanea e di che requisiti ha, ma di voler raggiungere a tutti i costi l'obiettivo anche rinunciando a qualcuno che originariamente era l'affidatario di quell'incarico. Io questo lo trovo essenziale. Noi ci siamo trovati molto spesso di fronte alla difficoltà di svolgere una funzione per conto di un altro e di uh, far uscire soggetti che non volevano più essere all'interno della compagine. Oggi tutto questo è fortemente semplificato. Come è semplificato il fatto di poter pagare il subappaltatore o il, eh, la mandante eh, chiedendolo direttamente alla stazione appaltante e senza passare per la mandataria o per quel soggetto che non paga il subappaltatore. Tutti si possono rivolgere alla stazione appaltante e dire io non sono stato pagato, voglio essere pagato direttamente. Vi ricordo che questa era una normativa che tutto sommato in passato non esisteva se non per alcune tipologie di subappalto, ma l'amministrazione addirittura nel vecchio articolo 118 del vecchio codice doveva dire espressamente se intendeva pagare qualche subappaltatore. Quindi, anche sotto questo profilo, il senso che dà il correttivo è cercare all'interno di un meccanismo semplificato eh, di consentire il raggiungimento dell'obiettivo, ma soprattutto il pagamento a coloro che hanno operato all'interno della compagine e hanno diritto ad essere pagati anche direttamente senza correre il rischio di aver fatto un'attività senza ricevere alcunché. E questo guardate, che è importante per il professionista nominato all'interno dell'associazione temporanea o per la compagine di professionisti che partecipa ai nati all'affidamento di un incarico di progettazione. Eh, devo dire poi che sono state forse sotto certi profili rigidite alcune delle clausole dell'avvalimento. Questo è un istituto tutto sommato eh, visto male dalle nostre amministrazioni, ma in genere da tutti, perché si ha questa sensazione di un soggetto che partecipa ad una gara pur non possedendo alcuno dei requisiti che gli servano a raggiungere quell'obiettivo, ad espletare quella funzione. In realtà l'istituto è di derivazione comunitaria, il legislatore nazionale non ha potuto fare nient'altro che applicarlo al nostro ordinamento. Evidentemente in questo caso cercando eh, di eh, irrigidire il più possibile il regime delle responsabilità, per cui chi presta requisiti. Risponde dei requisiti che ha prestato nei confronti della stazione appaltante e forse per la prima volta qui il legislatore nel correttivo ci dice sì, ma questi requisiti devono essere indicati e vanno valutati dalla stazione appaltante, cioè non è più un fatto esclusivamente cartaceo, deve essere un fatto che dimostra che c'è stato un trasferimento di eh, eh, capacità da un soggetto ad un altro e peraltro per fare questo. La norma, l'articolo 89, irrigidisce anche in chiave di obbligo di trasmissione degli atti all'ANAC sull'abbalimento, in maniera tale che ci sia la possibilità di verificare concretamente se questo istituto sta funzionando, se è utilizzato patologicamente. E quindi tutte le stazioni appaltanti di fronte all'abbalimento devono poi inoltrare le carte all'ANAC. Un'altra norma interessante è quella dell'articolo 83 che parla di soccorso istruttorio. Eh, la normativa sulle gare ci dice che effettivamente molto spesso in passato eh, la partecipazione ad una gara d'appalto si è eh, come dire, trasformata in una sorta di corsa ad ostacoli in cui sembrava che l'obiettivo delle stazioni appaltanti fosse quello di escludere il maggior numero possibile di concorrenti, anche per la più piccola delle banalità. Oggi non è più così. Oggi il legislatore ci propone un meccanismo, quello del soccorso istruttorio, che consente a chi ha partecipato ad una gara di chiarire alcuni aspetti che sono stati mal chiariti nel corso della predisposizione della documentazione, senza che da questo ne debba derivare sempre e soltanto l'esclusione dalla gara. Il meccanismo oggi viene fortemente facilitato perché nel vecchio regime del codice... La eh, possibilità di soccorso istruttorio era legata anche al pagamento di un corrispettivo in chiave sanzionatoria. Questo corrispettivo oggi viene meno. Quindi il legislatore, sotto questo profilo, ci fa un discorso che è di una chiarezza sconcertante: ci sta dicendo, Io voglio saltare a tal punto la concorrenza da consentire di presentare l'offerta o di aprire la busta con l'offerta anche a soggetti che hanno predisposto documentazione inesatta. Non evidentemente che non posseggono certi requisiti, ma che nel predisporre la documentazione hanno commesso degli errori che sono sanabili, e su questo poi la giurisprudenza si è espressa dicendo questa cosa è sanabile, questa cosa non è sanabile. Quel che è certo è che questo oggi non è più legato neppure ad un regime sanzionatorio in termini economici, e quindi ci troviamo con la nuova stesura dell'articolo 83 di fronte effettivamente ad un venir meno della sanzione che consente a mio parere di esaltare a maggior ragione la concorrenzialità. Quello che in passato sembrava un difetto del sistema delle gare, e eh, hanno partecipato troppo, tro, in troppi, tutto sommato è un pregio, perché questo evidentemente esalta la concorrenzialità. L'amministrazione si dovrebbe avvalere evidentemente di fronte a tante offerte di un'offerta ritenuta per essa sotto tutti i profili la migliore. Eh, vi faccio presente che tutto sommato il sistema sta andando verso un meccanismo che per gli affidamenti degli incarichi di ingegneria è usuale, e cioè quello di valutare nell'offerta il curriculum, i requisiti, la qualificazione del professionista al pari della tipologia di offerta che esso fa. Quindi noi ci troviamo di fronte ad un meccanismo che se in passato aveva dato solo al professionista dell'ingegneria la possibilità di essere valutato anche in funzione del proprio curriculum, oggi in qualche misura dà questa possibilità a tutti gli appalti ben oltre la sola ingegneria. Eh, non è un caso che si comincia a parlare di rating di impresa non è un caso che nell'offerta economicamente più vantaggiosa, come criterio di aggiudicazione, con peraltro il tetto del 30% sul prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del correttivo, il prezzo non può pesare più del 30%, negli appalti di lavori si parla quasi esclusivamente di elementi che non sono necessariamente l'offerta migliorativa progettuale. Cioè, e qui peraltro ci sarebbe da dire, ma il legislatore fa una scelta un po' schizofrenica, perché noi siamo passati da un sistema che prevedeva l'appalto integrato, ma soprattutto la possibilità in sede di gara per un imprenditore di proporre, come dire, migliorie progettuali, ad un sistema che pare privilegiare un progetto esecutivo chiuso senza che l'offerta economicamente più vantaggiosa stravolga poi quel progetto esecutivo. Cioè, eh, eh, sotto un certo profilo, il legislatore esalta l'offerta economicamente più vantaggiosa, ci si aspetterebbe che questa offerta più vantaggiosa si componesse soprattutto di una eh, proposta progettuale alternativa. E invece il legislatore nell'esaltare l'offerta economicamente più vantaggiosa non mi pare di ha spazio al mondo imprenditoriale in sede di offerta per proporre migliorie progettuali. Quindi, in una qualche misura, qui si fanno strada le stesse considerazioni che fino ad oggi sono state appannaggio dei servizi di ingegneria, e cioè. Valutiamo, come dire, il rating di impresa, valutiamo l'organizzazione dell'impresa come fino ad oggi negli affidamenti degli incarichi di ingegneria abbiamo valutato correttamente perché trattasi di rapporto fiduciario. Il curriculum del professionista, d'altra parte, a parità di prezzo, eh, non è possibile che si debba sorteggiare, si deve valutare il professionista più idoneo rispetto all'espletamento di quella funzione. Ecco. Eh, sul rating devo dire che forse il codice fa un passo indietro, il rating eh, oggi è soltanto facoltativo, eh, devo dire però che forse un po' mi preoccupa il fatto che molte amministrazioni stanno firmando protocolli che in una qualche misura reintroducono meccanismi eh, di ostacolo alla partecipazione dei professionisti e dell'impresa legale d'appalto io penso alle whitelist, penso ai protocolli di legalità eh, ma non dico che questi sono di ostacolo dico però che molte amministrazioni inseriscono elementi all'interno per esempio di questi protocolli di legalità che sono in funzione che non sono in funzione o in aderenza con l'articolo 80 del codice che parla di cause di esclusione eh, se per esempio io tra le cause di esclusione vado oltre la sentenza passata in giudicato per un reato che possa incidere gravemente sulla moralità professionale dell'imprenditore e dico che non ammetto quelli che hanno avuto un avviso di garanzia, quindi faccio addirittura il garantista di più, beh effettivamente sto andando di fronte ad un mercato che è fortemente eh, ridotto. Per effetto di una norma molto più cautelativa di quello che non preveda la legge generale. Mi chiedo se questo si possa fare. Però effettivamente ci troviamo in una situazione nella quale a volte questi protocolli di legalità stanno creando dei dubbi sulla loro operatività quando operano in deroga alle previsioni del codice. Devo dire poi che eh, sempre lo stesso codice. Interviene eh, su altre mh, come dire, tematiche eh, abbastanza rilevanti. Eh, articolo 59, scelta delle procedure, reintroduce sotto certi versi l'appalto integrato. Questo come dire, è un capitolo eh, che noi, nella stessa misura, ci siamo ritrovati quando fu approvata la legge Merloni. La legge Merloni all'epoca e fu come dire una scelta eh, importante del legislatore avviò un meccanismo di natura automatica eliminando discrezionalità alle amministrazioni e soprattutto scegliendo il massimo ribasso come unico metodo di valutazione dell'offerta oggi il legislatore dice il contrario e dice eh, scegliamo l'offerta economicamente più vantaggiosa però con tutti i limiti di cui vi dicevo prima, uh, questo modo di pensare uh, però uh, aveva azzerato a suo tempo nella legge Merloni l'appalto integrato. La prima legge Merloni di fatto diceva che l'appalto integrato non era possibile. La modifica della prima legge Merloni fu nel senso di introdurre l'appalto integrato uh, esaltando la uh, tecnologia. Beh, oggi il correttivo ci dice questo, l'appalto integrato è stato escluso nella prima, eh, nel primo codice, oggi viene reintrodotto se la motivazione è la eh, tecnologia e quindi la possibilità di avvalersi delle competenze che nell'appalto integrato vengono apportate dal concorrente. La mia paura è che di questo passo si torni all'appalto integrato libero esattamente come era avvenuto con la legge Merloni che al quarto correttivo introdusse libertà nell'affidamento degli appalti integrati e praticamente distrusse il, il mondo della progettazione. Eh, motivi di esclusione eh, sono quelli dell'articolo 80, vengono introdotte nuove figure come le false comunicazioni sociali, però il contenuto dei motivi di esclusione rimane assolutamente i, i, invariato, mezzi di prova, eh, articolo 86, eh, categorie del bando che rimangono immodificabili. Questa è una cosa molto importante. Quando c'è un bando che dice di certe categorie per la realizzazione di una certa cosa, eh, non si possono rilasciare certificazioni rispetto a quel bando che dicano di aver svolto un compito con altre categorie. Addirittura l'articolo 86 prevede la, la sanzione in capo al RUP che modifica il certificato rispetto alle indicazioni del bando originario. Eh, devo dire forse questo con una certa rigidità, ma evidentemente può essere utile per evitare che i singoli RUP vadano poi a sostituire a loro piacimento categorie dando qualificazioni che non erano state previste in sede di gara e quindi in una qualche misura alterando la par condicio dei concorrenti. Una norma che non è stata modificata è quella dell'articolo 105 sul subappalto. Eh, noi sappiamo che cosa è subappaltabile nel caso degli affidamenti, degli incarichi di ingegneria. Ma qui, a dir la verità, il grosso della norma dell'articolo 105 si riferisce all'attività nei lavori. E, eh, ci si aspettava delle modifiche, soprattutto perché la percentuale subappaltabile era stata indicata nella misura del 30% complessivo rispetto all'importo del contratto, mentre in passato era il 30% della categoria prevalente e il 100% delle categorie scorporabili. Questo ha ridotto fortemente il subappalto. La critica che si è fatta di questa norma, sia dalla prima stesura del 105, era nel senso che in nessun paese europeo la normativa sul subappalto prevede dei limiti. Evidentemente, l'appaltatore risponde dei propri subappalti, è responsabile solitamente di quello che avviene e quindi dovrebbe essere, come avviene in tutta Europa, libero di poter subappaltare evidentemente chiedendo l'autorizzazione alla stazione appaltante per poter immettere il subappaltatore. Eh, la norma è rimasta invariata, il limite è del 30% complessivo e peraltro il subappaltatore va indicato per gli appalti di più grande dimensione già in sede di gara con una terna di subappaltatori. Evidentemente questo potrebbe essere un sistema che funziona se effettivamente ci trovassimo soprattutto di fronte ad uno snellimento temporale delle procedure di gara e, degli, e dei relativi affidamenti. Molto spesso l'avvio dell'attività esecutiva è, nel caso dei cantieri, a distanza di anni dal momento in cui la gara era stata bandita, l'offerta era stata presentata. E quindi c'è anche il problema di rincorrere subappaltatori che sono stati indicati in sede di gara, ma che forse a distanza di anni non sono più disponibili a realizzare quella parte di opera alle condizioni che gli vengono proposte dall'appaltatore. La norma, evidentemente, crea eh, problemi che vanno risolti. Eh, devo dire per i tecnici: eh, l'articolo 3 sulle definizioni vede l'inserimento di una serie di novità che eh, mancavano. Ecco, molto spesso il correttivo è intervenuto per cercare di aggiustare parti del codice eh, che eh, erano state dimenticate. Ecco, per esempio nel caso dell'articolo 3, definizioni, l'inserimento di categorie di, di opere specializzate, principio di unicità dell'invio, unità progettuale, documento di fattibilità delle alternative progettuali, programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Tutte cose che non c'erano. Eh, nel frattempo lo stesso codice ci dice eh, che cosa sono le penali e in che misura vanno applicate, quindi percentualmente con il limite del 10% in caso di ritardo, cosa che evidentemente noi avevamo nel vecchio ordinamento, ma che c'eravamo persi per strada nell'elaborazione del nuovo codice e che continuavamo ad applicare anche ai nuovi contratti sulla base delle esperienze maturate in precedenza. Un tema molto importante all'articolo 23 riguarda l'efficientamento energetico, è probabilmente il tema del futuro, qui non si tratta di nuove costruzioni ma sotto il profilo dei professionisti si tratta soprattutto di giocare la carta dell'efficientemente energetico e del recupero energetico nella realizzazione nella successiva vita dell'opera, è un tema molto delicato, è un tema che probabilmente ci occuperà rispetto al passato perché la gran parte dei finanziamenti europei non a caso viene orientata su questo profilo e non sulla realizzazione di nuove opere mancavano poi definizioni sempre nell'articolo 23 sulla progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria di importo fino a 2 milioni e mezzo e il correttivo ci dà questa indicazione e ancora sempre nell'articolo 23 il progetto di fattibilità è redatto sulla base eh, dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche e qui viene specificato peraltro che questo progetto deve anche contenere eh, diagnosi energetiche, eh, sono tutte cose di cui da tempo si tiene conto, ma finalmente la norma ne parla espressamente. Sempre l'articolo 23 ci dice che i bestiari regionali devono essere aggiornati annualmente, cosa che è, è detta da sempre e non è mai avvenuta. Però per la prima volta ci dice che in mancanza, fino al 30 giugno dell'anno successivo, si applica il preziario vigente e poi i preziari regionali vengono aggiornati con una sorta di commissariamento dai provveditorati che operano in quell'ambito territoriale. Quindi quello che non fa la regione lo deve fare il MIT tramite i provveditorati. Nel tempo successivo al 30 giugno di ogni anno. Eh, devo dire che sotto certi profili sono norme che eh, cercano in una qualche misura eh, di snellire eh, le difficoltà che fino ad oggi abbiamo incontrato. Poi è tutto da dimostrare che quello che non hanno fatto le regioni facciano i provveditorati, evidentemente, ma ci troviamo di fronte probabilmente ad un soggetto che eh, dovrebbe operare con maggiore celerità. Eh, nel tempo che mi occupa, nel poco tempo che rimane, perché vorrei passare alle domande, mi pare che ci siamo quasi, eh, volevo accennare invece ai profili che il correttivo ci propone in tema di contenzioso, perché un altro dei grandi temi che è stato sviluppato all'interno della norma e quindi anche del correttivo, sia nel codice che nel correttivo, sono le disposizioni che riguardano il contenzioso da gara o da contratto. Io annetto sempre grande rilievo a questi due diversi momenti perché ritengo che il legislatore nel codice abbia ancora una volta chiarito quanto sia importante evitare di doversi ogni volta recare dinanzi ad un giudice per far decidere di un dubbio che è emerso in sede di gara o di gestione del contratto. La tendenza del eh, codice è di eh, evitare che il professionista o l'impresa di fronte ad una giudicazione si rivolga al giudice, Ecco il ruolo del precontenzioso: ma che anche l'affidatario dell'incarico o l'impresa costruttrice in sede di gestione del contratto sottoscritto debbano iscrivere riserve per poi vederle risolte soltanto davanti al giudice ordinario, a distanza a volte di dieci anni dal momento in cui la controversia è nata e anche in questo caso stiamo in presenza di diritti soggettivi perché siamo fuori dal momento della gara stiamo in presenza di due soggetti eh, che si basano sulle reciproche obbligazioni che si sono scambiate contrattualmente la competenza sarebbe del giudice ordinario ma il legislatore ci propone la procedura di accordo bonario procedura di accordo bonario che non è soltanto legata alla presenza di un'opera da realizzare, ma che evidentemente segue anche nei contratti di servizi le eventuali controversie che potessero insorgere nella gestione del contratto di servizi tra l'amministrazione ed il professionista. Il messaggio che dà il legislatore, sotto questo profilo, è un messaggio chiarissimo. Tutte le controversie vanno risolte fuori dalle aule del Tribunale. E non è un caso che nel caso del giudice amministrativo sia stata innalzata a dismisura la quota del contributo governativo. Oggi fare un ricorso al TAR e al Consiglio di Stato rischia di costare qualche decina di migliaia di euro soltanto in quanto a contributo. Il che negli affidamenti degli incarichi di progettazione eh, ci fa dire che eh, cominciamo a riflettere su una giustizia per ricchi perché a volte il costo del contributo rischia di essere superiore a tutto l'oggetto della controversia e all'utile che il professionista può ricavarne. Benissimo, esistono forme alternative, e per questo io vado esaltando l'articolo 211 ed il precontenzioso, perché il precontenzioso presso l'ANAC, se effettivamente funzionasse, ma è un punto interrogativo che avevo messo all'inizio, ci consente... Senza spendere alcunché, quindi a costo zero, di poter eh, formulare con un modulo una richiesta all'amministrazione, eh, all'ANAC, nella quale gli ci dice è corretto il comportamento di quell'amministrazione nell'affidamento di quell'incarico di ingegneria, o non era forse più giusto non escludermi dalla gara e consentirmi di presentare l'offerta? E questo oggi si può fare non necessariamente andando davanti al giudice amministrativo, ma proponendo un precontenzioso. E analoghe considerazioni possono essere fatte nel momento della gestione del contratto con l'accordo bonario, che, ripeto, si attaglia anche ai servizi di ingegneria, ma che serve a consentire all'amministrazione di ricevere eventuali doglianze dal professionista senza necessariamente che questo si debba rivolgere al giudice ordinario per aspettare anni una sentenza che peraltro presuppone il più delle volte anche un accertamento istruttorio costosissimo e defaticante. Il messaggio è questo, evidentemente bisogna trovare amministrazioni disponibili a ragionare in questi termini e qui eh, mi pare di poter dire eh, che il professionista dell'ingegneria eh, Deve cominciare, a mio parere, a ragionare come se fosse un'impresa. Eh, eh, certe cose vanno evidenziate, altre vanno risolte non necessariamente aspettando, in fondo, che la controversia rischi di essere intempestiva, ma evidenziandole volta per volta e creando una situazione nella quale si possa transigere. Ma nella quale si possono far valere anche le proprie opinioni senza necessariamente doversi rivolgere al giudice amministrativo ordinario a seconda che ci si trovi di fronte alla gara o alla gestione del contratto. È un capitolo molto rilevante, è un capitolo che serve per poter tutelare i propri diritti in un momento in cui effettivamente le amministrazioni tendono a richiedere molto di più al professionista di quello che effettivamente il contratto richiede. E qui mi fermo e vi ringrazio. Ringrazio l'avvocato Cancrini per la solita, usuale chiarezza e completezza delle esposizioni, già la conoscevamo, quindi è stata un'ulteriore riconferma. Eh, di domande ne sono arrivate, adesso le leggiamo. Io volevo, mi ero appuntato durante l'esposizione alcuni argomenti che potevano essere di interesse un po' generale. Eh, parto dal soccorso istruttore, articolo 83, che viene applicato in maniera non uniforme dalle amministrazioni, cioè alcune mettono il disciplinare addirittura dei paragrafi dicendo. Chiaramente eh, le cose che si possono sanare o meno, da quello che ho potuto capire dal suo intervento, eh, l'articolo 83 ha una portata più larga, cioè nel, nel consentire una partecipazione più ampia e quindi nel, eh, diciamo nel sanare tutte le eventuali mancanze o difetti o incompletezze della documentazione presentata, soprattutto nella fase amministrativa. Certo. Le chiedo. Ci sono invece degli elementi sicuri di causa di esclusione? Cioè voglio dire tipo, faccio un esempio, eh, una mancata dichiarazione relativamente all'articolo 80 sui, eh, o, o cose di questo genere? O possono essere sempre sanate? Ma guardi io tendenzialmente sono dell'idea che tutto ciò che può essere detto e che è stato esclusivamente eh, eh, dimenticato. dimenticato possa essere oggetto da parte della stazione appaltante di soccorso istruttorio. Quindi se effettivamente io mi sono dimenticato una dichiarazione che però eh, una volta fatta dimostra che io possedevo quel requisito, eh, la tendenza delle amministrazioni dovrebbe Tra essere voi. ad esaltare la, la massima concorrenzialità. Eh, noi veniamo da un regime, tutto sommato, che diceva che bastava sbagliare il, il modo di mettere la cera lacca o il sigillo sì, certo. o il lembo di chiusura per essere esclusi. Sì, sì, sì. Eh, io credo che eh, nella generazione di internet ci sia che eh, tutti vanno messi nella condizione di parte poter partecipare con la semplicità eh, che il sistema consenta evidentemente di rimediare anche ad errori se sono tali quindi secondo me la discriminante è eh, possedere quei requisiti falsità o meno esatto. okay. e, e, e nei limiti del possibile favorire la più ampia partecipazione senza che questo alteri eh, evidentemente la par condicio sotto questo profilo peraltro io dico che probabilmente il nuovo codice ci propone anche una serie di istituti che mh, Vuoi anche per il ruolo che assumerà l'ANAC, eh, ci danno eh, il senso di quello che dovrebbe essere un sistema trasparente. Cioè, non è un caso che il codice gioca forse la carta più importante sulla lotta alla corruzione e sulla trasparenza, che è invece sulla concorrenzialità. Gli elementi della legge delega sono 72 rispetto a quelli che tradizionalmente vengono utilizzati per fare un codice, nel vecchio codice erano 4. Il legislatore ne ha indicati 72, cioè ha scritto tutta una serie di principi cui il legislatore del codice doveva attenersi e questo nella legge delega. E tra tutti questi principi, quello che emerge è che, tutto sommato, qui ci giochiamo tutta la partita sulla trasparenza. E allora io dico. Quante volte noi ci siamo trovati a dover richiedere un accesso agli atti della pubblica amministrazione, anche come professionisti, e ricevendo la risposta che non avevamo titolo o che non eravamo portatori di un diritto reale, immediato, come dice la 241 del 90, personale. Oggi noi abbiamo l'accesso civico, ma l'accesso civico, se, se badate bene, non è soltanto, voglio guardare nel buco della serratura, ma è rispetto ad un affidamento d'appalto poter sapere tutto, non soltanto perché si è partecipato alla gara, ma anche come singolo cittadino che vuole conoscenza di fenomeni. Qual è l'obiettivo del legislatore? Quello di creare una confusione? Quello di far pubblicare tutto? Quello di mettere per forza un'esposizione al pubblico ludibrio? Certamente no. Eh, Secondo me l'obiettivo del legislatore con l'accesso civico e poi l'accesso civico consideri che comporta un intervento dell'ANAC se l'amministrazione non pubblica nei tempi quello che gli è stato richiesto o che doveva già essere stato pubblicato sul sito dell'amministrazione stessa. L'obiettivo di quell'accesso, a mio parere, è uno soltanto, è creare situazioni che evitino che... L'amministrazione si tenga tutto per sé e quindi giocare la carta dei comportamenti virtuosi. Eh, guardate, questo: io prima parlavo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi ci rientra anche il soccorso istruttorio. Significa che l'amministrazione eh, probabilmente in futuro sarà più virtuosa o commetterà meno forzature di quanto non l'abbia fatto sino ad oggi. Io dico sempre, ma quante volte ci siamo visti? Rispetto ad un'offerta economicamente più vantaggiosa, esaltare in sede di gara certe cose che poi l'amministrazione non ha utilizzato. Ha vinto uno che aveva fatto delle proposte che poi in sede di esecuzione sono state completamente scartate, salvo poi andare casomai ad elaborare una variante sulla base di proposte fatte da altri concorrenti che hanno perso per averle fatte quelle proposte. E che poi vedono in fondo realizzato un oggetto che era perfettamente compatibile con quello che era stato proposto e che li ha fatti perdere. E guardate che questo è clamoroso! Allora, di fronte a questo, in passato c'era qualcuno che aveva diritto all'accesso rispetto a quella, che ne so, variante? Nessuno. Perché, tutto sommato, l'amministrazione faceva sì un provvedimento d'approvazione, e quello era accessibile a tutti, ma. L'istruttoria il dibattito eh, non riguardava nemmeno il diritto di quello che era arrivato secondo di poter sapere o avere quella documentazione. Beh, oggi non è più così. Oggi, sotto un certo profilo, questo apre all'amministrazione un problema grosso. Ma se io faccio quella variante, sto alterando la par condicio? E se sto alterando la par condicio la posso fare? Perché oggi sono esposta. Ad una tale pubblicità e trasparenza che mi debbo porre il problema di quello che potrebbe succedere se qualcuno mi dice: Ma guarda che tu stai alterando la par condicio, prima di farlo, eh, mi collego a questo discorso della trasparenza e quindi dell'accesso agli atti, che è una difficoltà che, che riscontriamo eh, quotidianamente, purtroppo. purtroppo. Eh, perché si cioè, anche facendo riferimento al codice dove viene disciplinato chiaramente per i vari fasi, eh, le varie fasi di gara, che cosa si può ottenere, poi dell'accesso civico non si tiene conto, questo non tiene conto c mai, Quindi interpreta sempre in maniera restrittiva. Certo. A tal proposito le chiedevo se a conoscenza, visto che nel codice c'è una parte anche sanzionatoria che è stata anche oggetto di dibattito politico e di. E come no? Eh, che, di è stata, che è stata discussione se ne risulta che ci, ci sono provvedimenti dell'ANAC in tal senso no ancora no quindi non c'è stato nessuno no perché il problema, il problema di noi professionisti che stiamo da quest'altra parte è che spesso i RUP fanno quello che vogliono e esatto. cioè questo lo possiamo dire insomma. esatto e, la e, verità e, è questa e quindi, e... E quindi cioè noi non abbiamo alcuna arma anzi le armi sono tutte contro di noi quindi dobbiamo stare solo attenti a muoverci eh, perché in, solo in Italia c'è un responsabile che non risponde di nulla, perché il responsabile RUP non risponde di ritardi, di maggiori costi, di inefficienze, di non, non corrispondenza dell'opera. È, è vero, però eh, il fatto che l'ANAC non sia ancora arrivata dipende soltanto dallo svolgimento di troppe funzioni rispetto a quelle che sono le loro potenzialità. Eh, in chiave ispettiva però noi cominciamo ad avere già dei provvedimenti dell'ANAC che eh, eh, dice alle amministrazioni delle illegittimità che sono state commesse nel corso del procedimento non soltanto di gara ma anche di gestione del contratto e questo sia per professionisti e quindi per progettazioni che per esecuzione di lavori. In chiave ispettiva cominciamo a vedere qualcosa però eh, è pure vero? che noi ci troviamo di fronte ad un sistema che sta generando, mi dicono, 2.000 esposti a settimana presso l'ANAC da parte di amministrazioni, professionisti o imprese eh, rispetto alle gare d'appalto. Eh, mi raccontavano che all'ANAC si è rivolta, ma è famosa la storia, anche una signora che si lamentava dell'amministratore del condominio per i lavori dell'ascensore. Evidentemente stiamo parlando di un rapporto assolutamente privatistico che però tutto sommato rientra nelle competenze dell'anticorruzione. Quindi rispondere a tutti non è facile, eh, però io comincio a vedere tramite l'accesso civico, tramite comunque questi provvedimenti, che le amministrazioni e i responsabili del procedimento quando si inoltrano le carte all'ANAC sono più cauti di quanto non lo sono stati sino ad ora nell'assumere provvedimenti che generano danni all'amministrazione stessa. Quindi, se non altro, gli effetti benefici col tempo e i comportamenti più virtuosi si determineranno. Ehm, devo chiedere, anche perché oramai per tutte le gare diciamo. Uh, ci sono sempre più RTP eh, fra professionisti, sì. sia per la obbligatorietà della uh, funzione del geologo, che quindi è una prestazione certo. non sovrappaltabile quindi per forza di cose ci Bisogna fare un dobbiamo fare un atti. Le volevo dire se le risulta ehm, in caso di eh, inosservanza del, di uno dei componenti dell'ATI, delle prestazioni che sono state affidate lati stessa come si comportano come si possono comportare la mandataria o gli altri mandanti ecco questo in parte è, è una considerazione di carattere generale la, la cui risposta è eh, se in passato questo ingessava l'interati e costringeva alla fine a chiudere il rapporto contrattuale molto spesso in danno del raggruppamento Oggi secondo me la tendenza è completamente diversa. Andiamo avanti con il rapporto contrattuale ed eventualmente escludiamo o sostituiamo il soggetto inadempiente, sotto varie forme. Se la mandataria ha i requisiti va avanti. Se la mandataria ha i requisiti va avanti, ma mi è capitato in più di una circostanza della sostituzione o dell'inserimento di un nuovo soggetto che evidentemente prenda il posto dell'inadempiente o di quello che a quel punto si è accordato per recedere dal rapporto. Eh, contrattuale io questo lo trovo essenziale perché noi spesso ci siamo trovati di fronte a situazioni nelle quali una mandataria in una situazione di impossibilità per uno specialista si prendeva anche il, il rischio eh, di vedersi macchiata la sua attività professionale per lo svolgimento delle future gare e, eh, oggi eh, mh, le norme sull'associazione temporanea sul consorzio stabile sui consorzi in genere ci dicono eh, come dire di una libertà di movimento all'interno del lati e poi ci dicono un'altra cosa eh, di una presa di coscienza dell'amministrazione rifare una gara è complicatissimo è meglio andare avanti e concludere il rapporto ed eventualmente discutere ma all'interno dell'affidamento che è intervenuto Casomai addirittura rinunciando ad alcune garanzie, eh, eh, se erano tre nellati e ne rimane uno solo, eh, in passato si diceva ma l'amministrazione non è più garantita, prima aveva tre soggetti che rispondevano e adesso ne ha uno solo. Non fa niente, dice il legislatore, basta che vai avanti e concludi. Eh, questo è un segnale forte, secondo me, per i professionisti, ad una condizione però che beh, troppo spesso... Si stipulano contratti, ma soprattutto si fanno associazioni senza regolamentazione. Cioè il professionista si deve abituare a, a sottoscrivere un'associazione temporanea solo dopo aver regolamentato la materia del rapporto tra associati. Non c'è impresa di costruzione che quando si presenta dal notaio non abbia preventivamente sottoscritto un regolamento. Nel caso dei professionisti molto spesso accade che nella fretta si sottoscrive l'associazione temporanea ma non ci si danno regole all'interno dell'associazione. E allora secondo me qui ci si deve, e forse la fondazione ha anche questo compito, di dotare i professionisti di strumenti, regolamenti tipo che possano consentire a tutti quanti di andare dal notaio avendo a mente di una contrattualistica nei rapporti tra associati che possa garantire di fronte a queste situazioni di inadempimento. Perché, perché se no eh, troppo succede. spesso uno risponde di una quota che non è la propria. Mi ricollego a questo argomento, la sto incalzando. Eh, mi piace, la ringrazio. <ride> per, perché lo stesso tipo di problema, ma sua, in, per, simile ma per altri aspetti ancora più complesso, è quello che accade per gli, per gli appalti integrati. Per gli appalti integrati, dove spesso, forse addirittura maggiore, maggiore perché io l'ho riscontrato, sì. dove il professionista spesso non entra nell'associazione nell temporanea, ma, ma viene, viene indicato, indicato. indicato e il giorno dopo l'aggiudicazione, il più delle volte viene sostituito se non accetta le condizioni capestro. Esatto. O, 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 viene, uh, o viene saldato poi, se c'è eh, necessità di varianti in corso d'opera di progetto fatto dall'impresa, il professionista non si trova più, esatto. Eh, però anche questo è difficilmente risolvibile se i professionisti non cominciano a presentarsi a queste gare avendo preventivamente sottoscritto con le imprese delle tipologie regolamentari o contrattuali perché io. Negli appalti integrati mi sono trovato nel 70%, ma per essere eh, eh, cauto dei casi con un professionista al quale venivano cambiate completamente le condizioni che si erano verbalmente stabilite in sede di gara, e il più delle volte quel professionista veniva addirittura accantonato a vantaggio di altri professionisti. Questo avviene perché le parti non hanno stipulato un accordo e oggi gli accordi eh, possono essere accordi tipo cioè non c'è bisogno ogni, ogni volta di sottoscrivere chissà che cosa un abito su misura per quella gara gli accordi sono sempre gli stessi e valgono tra associati come con le imprese quando uno viene soltanto indicato come professionista dell'ingegneria benissimo basta e in quel momento nessuno si può tirare indietro, sottoscrivere un accordo con reciproche obbligazioni e modalità di eh, eh, definizione degli incarichi. Sì, però eh, una cosa è sottoscriverla, l'altra cosa è il più delle volte stringersi la mano. E devo dire sotto questo profilo fare degli accordi tipo di tutte queste tipologie potrebbe essere un'attività. Utile per tutti i professionisti, tutto sommato la fondazione potrebbe fare Però come abbiamo, una sorta di circolare di, di un legale che ci assista. <ride> no, no, no. Però sono pure cose semplici, perché l'esperienza delle imprese sì. di costruzione ci dice che poi le clausole da mettere sono tre o quattro, ma se uno le ha bene a mente, da quel momento in poi non sbaglia più. È chiaro, è chiaro. Le volevo chiedere, poi passo alle domande che ci sono venute via web. Per il discorso offerta economicamente più vantaggiosa sì. eh, non ci sono limiti percentuali fra diciamo, la parte eh, tecnica e la parte economica e la parte tempo, cioè il rapporto può essere impostato dall'amministrazione secondo le sue esigenze, se vuole dare più peso a un aspetto No, il correttivo la... dice che il... eh, eh, solo, per, eh, il... solo per, per il 30 solo per l'economica per, per Però... tutto il resto non ci sono limiti Esatto, quindi se l'amministrazione vuole fissare dei limiti dando più valore alla qualità eh, e quindi mettendo meno ad esempio anche al, al curriculum, cioè ai titoli del lavoro... Volendo può titolo. farlo. E poi l'offerta tempo e l'offerta eh, economica le schiaccia e le può anche limitare o devono essere per forza libere? No, le può anche limitare. Le può anche limitare. Può anche Quindi anche... Può, dare, può dare tutto all'offerta tecnica, diciamo. La gran parte all'offerta tecnica. Sì. Cioè, voglio dire, il tempo Cioè, il, il, il limite del 30% è in, in su, non è in giù. Esatto, sì, sì. Cioè, voglio dire, io penso che il tempo non può essere inferiore per fare quella prestazione a 60 giorni. Io dico do dei punteggi, però non potete scendere sotto 60 giorni. È eh, certo. E eh, come... quello mi pare fondamentale perché Peraltro tutti fanno 60. Ma se io voglio una garanzia, non voglio che un progetto venga fatto in una settimana, io faccio. Certo, è chiaro. Certo. Anzi, quello eh. dovrebbe essere una garanzia. Per una garanzia tutti. per l'amministrazione. La, per Anche perché poi di fronte ad un contratto stipulato e eh, ad un inadempimento su una cosa come questa che ha comportato la scelta poi di un aggiudicatario rispetto a un altro, effettivamente l'amministrazione ne dovrebbe dare le conseguenze e risolvere il contratto in danno se quell'inadempimento ha determinato l'aggiudicazione. Per cui sotto certi profili eh, bisognerebbe stare molto attenti a tirare troppo su questi requisiti, sì, sì, soprattutto sì. quello temporale, perché poi finisce per essere un danno sì. per l'amministrazione, sì. quindi sì. è assolutamente irragionevole. Esatto. Le volevo... oddio o, o favorire chi il progetto l'ha già preparato prima di, ah beh, di che sai. la gara sia bandita, il che è sì. preoccupante. È ancora peggio. <ride> sì. Le volevo dire che il discorso che faceva prima che le varianti diciamo hanno bloccato tutto il mondo del sì. perché quello che ho potuto constatare personalmente è che i RUP, come ha detto lei, non si prendono nessuna responsabilità, responsabilità. e quindi addirittura i lavori vengono chiusi prima all'interno dell'importo contrattuale sì. e poi vengono a fare dei lavori complementari esatto. eh, poi, successivi, successivi. E recuperando il ribasso d'asta sì. e anzi oggi la norma affidandolo spesso la eh, anzi la norma oggi secondo me aggiunge una categoria all'articolo 106 comma lettera B eh, ci dice addirittura dei cosiddetti lavori o servizi o forniture supplementari io lo trovo peraltro anche per i professionisti dell'ingegneria molto interessante perché al di là della complementarietà oggi un contratto può essere modificato. Quindi io ho un, un affidamento di un incarico di ingegneria in corso, e a questo affidamento dell'incarico di ingegneria potrei aggiungere articolo 106,1 lettera A per lavori, servizi e forniture supplementari. Non è più complementari, eh? è supplementari. Da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca i seguenti effetti. Entrambi risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. Guardate che questo noi avevamo un'idea della complementarietà come di un affidamento ulteriore a trattativa privata a soggetto determinato per un prestatore di un contratto eh, con certi limiti, il triennio, il 50%, sì. tutte quelle cose lì. Oggi il legislatore, e peraltro quei limiti eh, erano ben fissati dalla norma, oggi il legislatore ci dice no, guardate, io potrei aggiungere ad un servizio, così come a un lavoro o a una fornitura, eh, attività supplementari sol che questo comporti un vantaggio in termini economici e minori disguidi per l'amministrazione, cioè la motivazione è la ragione d'opportunità. Eh, questo significa che un professionista con questa norma eh, senza utilizzare la variante può avere ulteriori incarichi all'interno del proprio contratto sol che questi incarichi siano evidentemente legati al contratto principale e siano supplementari rispetto a questo. Cioè, poi io sfido chiunque a dire che questa norma ha eliminato le ipotesi della procedura negoziata, anzi sotto certi profili questa... Eh, è facile poi dimostrare che ci sono meno disguidi sotto il profilo temporale ed economico affidandolo allo stesso professionista. Quindi sotto certi profili, ben utilizzata, questa norma apre spazi che addirittura nella normativa precedente non c'erano. Allora, le, le rivolgo qualche domanda che eh, è, no. è venuta via allora nel caso di affidamenti di servizi di ingegneria sotto 40.000, il criterio di aggiudicazione, nel caso che il RUP non scelga l'affidamento diretto, può essere il massimo ribasso oppure, ai sensi dell'articolo 95,4, sempre l'offerta economicamente vantaggiosa, visto che non esistono servizi di ingegneria con caratteristiche standardizzate o caratterizzate da elevata ripetitività? Eh, eh, il quesito è molto interessante. Secondo me, eh, visto che non c'è nessuna distinzione, va fatta comunque l'offerta economicamente più vantaggiosa. È eh, generale, che diciamo. è un criterio generale per i servizi di ingegneria ben, ben eh, per tutti gli importi e quindi anche fino a 40.000 euro. Mi ricollego al discorso dei 40.000 mm. prendendo lo spunto da sì. questa domanda, perché eh, è chiaro che nella formulazione attuale. Sembra che l'affidamento diretto, quindi senza coinvolgimento di più persone, certo. sia fattibile. Anche se c'è quella frase che dice anche senza il coinvolgimento di ulteriori offerte. Sì. Però usualmente i RUP, per non avere responsabilità, anche rifacendosi la linea guida 1 della sì, che no. diceva che almeno due preventivi, eh, per una tranquillità che abbiamo detto finora, che vogliono avere, eh, di solito chiedono fanno un'offerta e la basano soprattutto sull'offerta economica. Guardi, quella linea guida, secondo me, ha generato le problematiche che in qualche misura il legislatore ha voluto risolvere con il correttivo. Perché effettivamente io, girando per le amministrazioni settimanalmente, mi sono trovato di fronte a responsabili del procedimento che dicevano, io a questo punto non solo non affido direttamente, ma faccio procedure aperte e ristrette, cioè faccio gare. E vinca il migliore peraltro con tutte le difficoltà che questo comporta il legislatore su questa cosa secondo me è stato chiarissimo ha detto anche senza previa consultazione e quindi significa che l'operatore può fare affidamenti diretti ancora di più dell'ingegneria con tutta sincerità dico capisco che la concorrenza è un bene assoluto ma fino a 40.000 euro il legislatore l'ha detto chiaro e forte e non mi risulta peraltro che in passato di fronte ad affidamenti diretti nessun responsabile del procedimento abbia mai passato qualche eh, guaio eh, o perché eh, gli sia stato chiesto del perché ha operato con l'affidamento diretto ci mancherebbe quindi eh, oggi viviamo più di preoccupazioni che non hanno generato sentenze negative che non di realtà eh, io sostengo che nell'articolo 36,1 lettera A si possa fare affidamento diretto senza dover motivare alcunché chiarissimo eh, andiamo avanti non è eh, No questo questo, sì. Ma niente, qui c'è una domanda che non è, una vera e eh. propria domanda è una considerazione. È una considerazione <ride> che, che dice quanto spazio hanno lasciato alla qualità della progettazione e nella redazione del nuovo codice. Non le sembra che il codice sia fortemente schiacciato sulla relazione sotto e sopra soglia lasciando poco spazio alla qualità, quale fattore di aggiudicazione delle opere? Eh sì, ne abbiamo parlato nel corso di tutto il nostro incontro e devo dire che effettivamente a volte penso che questo codice andrebbe riscritto mm. in maniera più acconcia, però ben altri secondo me sono i profili di preoccupazione ecco. C'è l'ingegner Vinci, consigliere della Fondazione. Come Prego. noi ci ritroviamo spesso nel contrasto ai bandi, Nell'attività di contrasto ai bandi, ci troviamo spesso a trattare, diciamo è diventato un'arma che stiamo utilizzando molto l'articolo sull'obbligo di utilizzare il DM 17 giugno 2016 per la quantificazione degli onorari da porre a base di gara e finalmente però spesso è capitato per alcune amministrazioni un trucchetto antico cioè quello di dire io eh, il RUP calcola l'onorario solamente sulla fase esecutiva giocando un pochino su alcuni aspetti riesce il nuovo codice e il correttivo a darci delle indicazioni chiare sul divieto di calcolare l'onorario solamente per la fase esecutiva eh, perché su questo aspetto ho visto che spesso il RUP un pochino ci gioca e poi ci tocca rincorrerli un pochino dopo. Eh, devo dire che il nuovo codice dice molto poco al riguardo però che non c'è eh, esatto, qui si tratta che ha chiarito questo aspetto questa è materia da linee guida e nelle linee guida questo c'è e nella linea guida appena uscita questa è la esatto. scorsa, nella sua certo. questa cooperativa... difficoltà queste considerazioni si fanno ora evidentemente queste considerazioni devono essere esaltate dice giustamente chi si occupa delle linee guida e chi le scrive eh, rispondendo ad un quesito anzi ad una prescrizione che gli aveva fatto il Consiglio di Stato che le linee guida non sono prescrittive ed è vero e ce lo ritroviamo, però è vero che se lei legge, da quando il Consiglio di Stato gli ha dato questa prescrizione, loro fanno dei riquadri riportando alcuni passi delle linee guida, i più rilevanti, e trasformandoli in prescrizioni. Sembra quasi che facciano dei sommari, e le linee guida ormai escono tutte con questi sommari. Ecco, eh, si tratta di vedere. Eh, nella fattispecie non lo ricordo se questa prescrizione è oggetto di sommario. Se non lo fosse, probabilmente bisogna dialogare con l'ANAC per sciogliere questi nodi. La mia sensazione è che, rispetto a delle tematiche come quelle che lei propone, che sono essenziali per il professionista, eh, gli ordini professionali debbano intervenire e chiedere di chiarire. Qui non si tratta di interpretare, i chiarimenti sono stati forniti. Si tratta probabilmente di aggiungere una nota che diventa un punto di riferimento per tutti, perché noi quotidianamente ci scontriamo con responsabili del procedimento che hanno una certa difficoltà a comprendere che cosa sta scritto e al modo con cui interpretare quello che è stato scritto. Guardate, lei mi parla di questo, ma lei non immagina sul fronte degli atti dell'esecuzione delle opere pubbliche? Con quanta difficoltà oggi un direttore dei lavori si muova nel fare un verbale di consegna, un verbale di sospensione, un libretto delle misure, un giornale dei lavori, cioè per dare adempimento a quelli che sono gli obblighi della propria attività. È veramente difficile e c'è veramente molta confusione, con il rischio di sbagliare e di risponderne con la propria responsabilità. Purtroppo siamo arrivati alla fine, un ringraziamento d'obbligo all'avvocato che rimane, come ha detto il Presidente Comodo, il nostro riferimento nella materia dei lavori pubblici e un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie, Grazie. di nuovo. Grazie a voi.